Global Mission fu istituita in risposta al bisogno urgente di un'opera missionaria in prima linea. Sono ancora 23 i paesi e aree in cui non c'è una presenza avventista. E incredibilmente, ci sono decine di città con più di 1 milione di abitanti che non hanno una singola congregazione avventista. Global Mission ha affrontato fedelmente queste sfide svolgendo il ministero della creazione di chiese nei centri di speranza urbani. Molti di voi hanno contribuito alla nascita di un centro di riabilitazione da droghe e alcol nella città di Kalai, in Myanmar. In questo centro si aiutano quelle persone che lottano per superare le loro dipendenze. Grazie alle vostre offerte fedeli a Global Mission, questo progetto ora è completamente finanziato. Kalai è al crocevia del traffico di droga tra India e Myanmar, quindi è un posto importante in cui avere un centro di speranza. Con il nome di Agape Villa, il centro è gestito da 3 lettori biblici. Il terreno per il centro è stato donato da una coppia di avventisti laici. Solitamente in sede ci sono più di una decina di partecipanti o campisti, come li chiama il personale. I campisti spesso sono portati al centro da familiari preoccupati, che sono alla disperata ricerca di aiuto per i loro cari. All'arrivo, il campista firma un accordo di restare al centro per la durata del programma di 5 mesi. L'alta Kima è al centro da 3 mesi. Iniziò a bere più di 20 anni fa, quando aveva 17 anni. Raggiunse il suo punto più basso dopo il divorzio. Poi venne a sapere del centro. Attraverso la preghiera quotidiana e lo studio della Bibbia, il suo cuore è stato trasformato. Il personale lo ha aiutato a ritrovare la speranza. La sua esperienza al centro gli ha dato una seconda possibilità, dopo che l'alcol gli ha distrutto la vita. Questo centro è il primo passo per aiutare le persone a trovare la pace in Gesù. Il vostro sostegno a Global Mission aiuta a fondare nuove chiese tra centinaia di realtà in cui la gente non conosce Gesù. Negli ultimi anni, Global Mission ha aiutato a istituire in diversi paesi centri di speranza che offrono un ministero olistico a lungo termine che entra a contatto con le persone a livello locale e personale. Potrebbero sembrare diversi, ma tutti i centri di speranza hanno gli stessi obiettivi: provvedere ai bisogni spirituali e fisici delle persone, guidare le persone a Gesù e formare nuovi gruppi di credenti. Vi invitiamo a collaborare con noi mentre ci impegniamo a portare il Vangelo ai miliardi di persone non raggiunte in tutto il mondo. Dio può servirsi di una singola persona volenterosa per raggiungere una moltitudine. Il Vangelo deve arrivare agli estremi confini della terra e può iniziare da voi. Visitate globalmission.org per trovare risorse e informazioni su come potete farne parte.